Buonasera mister, iniziamo con le domande dei colleghi da swatinestense.com. 2-0, partita in controllo e miglior spalla della stagione. Una provocazione, se dovesse trovare un difetto, quale sarebbe? Ma sicuramente abbiamo fatto un'ottima partita, di positivo che abbiamo cercato sempre di giocare anche quando siamo passati avanti. E se devo trovare qualche difetto, credo che potevamo anche cercare con più convinzione la rete del 3-0, che avrebbe messo sicuramente fine alla partita. Invece stai sempre in apprensione, perché se riaprivano la partita poi gli ultimi minuti diventavano di sofferenza. Però è andata bene, non abbiamo preso gol e questo è un fatto molto positivo. Sempre da Swatin, partita dopo partita la sensazione è che sta crescendo un grande gruppo, cosa ne pensa? Sì, i ragazzi cominciano a lavorare bene, al di là delle difficoltà iniziali che abbiamo avuto, perché abbiamo lavorato all'inizio in condizioni non ottimali, perché certamente c'erano tante incognite, tante situazioni che dovevano svilupparsi o evolversi dal mercato, per cui qualche difficoltà c'è stata. Adesso i ragazzi cominciano a lavorare bene, a mettersi a disposizione della squadra. Ecco, si evita di giocare per se stessi, ma ci si mette, che il gruppo cresce e nonostante le assenze credo che la soddisfazione è questa, perché avere fuori giocatori importanti come Paloschi, oggi anche Castro, Strefezza che stava facendo bene, Flocker, insomma, per un certo periodo, e i ragazzi stanno rispondendo bene, quindi io da questo punto di vista sono contento per loro. Da Sovranity Resistenza Radio International, è stata veramente una prova di maturità. Quali diventano gli obiettivi a questo punto? Ma gli obiettivi diventano che la prossima settimana c'è la sosta, lavoriamo bene per prepararci poi alla ripresa del campionato. Noi dobbiamo imparare a vivere la giornata, di preparare di partita in partita l'avversario e cercare di mettere in campo una formazione sempre idonea anche al cospetto degli avversari, e capire chi sta bene e chi sta meno bene, perché il gruppo è ampio e quindi le scelte sono tante. Sempre da Sovrani, come sta Sala dopo l'uscita in Barella? Ha preso una botta, adesso non so, non penso sia niente di particolarmente importante. Malaguti, il resto del Carlino, come è nata la scelta di Ranieri anziché Salomon? Perché avevamo l'esigenza in uscita di avere un mancino naturale, perché per come giocavano i nostri avversari con le due punte, col giro palla più veloce, un mancino di ruolo, riuscivamo a creare col sinistro da questa parte e con Tomovic dall'altra di arrivare sempre a creare, a eliminare una linea degli attaccanti e creare superiorità numerica negli altri settori. Sempre da Malaguti, cosa si è fatto di Francesco? Ma è una botta, un pestone alla caviglia. Da Barbieri, Ital Press, la sosta accade nel momento meno propizio, cosa ne pensa? Ma non lo so, probabilmente va bene lo stesso, perché noi abbiamo l'opportunità in questa fase di recuperare i ragazzi che per ora non hanno potuto darci una mano. Ecco, mi riferisco chiaramente a Flocare, D'Alessandro stesso che è rientrato adesso avrà un po' di tempo in più per stare meglio, per recuperare la condizione, poi ci auguriamo Strefezza, Paloschi, insomma tutti i Flocari, l'ho detto, insomma, che cercano di mettersi a disposizione fin dalla prossima settimana. Da Benazzi, Radio Dolce Vita, all'inizio campionato aveva dichiarato che a causa del mercato i giocatori erano tanti, non ritiene che questo oggi sia un valore aggiunto, ovvero avere una rosa molto ampia? No, erano tanti, avevamo tanti giovani, è normale che abbiamo l'opportunità di dare spazio a chiunque, anche perché abbiamo avuto le prove che i ragazzi giovani che sono stati inseriti in un organico, che la stragrande maggioranza era qui l'anno scorso, sono giovani di grande spessore e l'hanno dimostrato quando li abbiamo utilizzati, quando hanno giocato in Coppa Italia, e chiaramente dimostrano che
fanno parte di un gruppo importante, sono disponibili, ci possono dare una mano, e soprattutto l'intensità che c'è negli allenamenti, la qualità che c'è negli allenamenti, sicuramente la si porta in partita, quindi è importante che questa competizione ci sia e sicuramente darà i suoi frutti. Da Orlandino Spallino, per la prima volta la Spalla ha dato l'impressione di divertirsi in campo. Ha avuto la stessa impressione anche lei? Sì, ho avuto la stessa impressione. Magari a volte facciamo qualche passaggetto in più perché ci piace, e a volte può essere anche una cosa negativa se cominciamo a specchiarci, perché c'erano momenti che cercavamo le giocate un pochettino fine, ecco, e non concrete, però nella stragrande maggioranza i ragazzi hanno interpretato la partita finalizzata sempre ad arrivare bene negli ultimi metri alle conclusioni, e credo che oggi abbiamo concluso tante volte in porta e siamo arrivati tante volte sugli esterni, quindi, e credo che non abbiamo rischiato tantissimo, ecco. Ultima sempre da Orlandin, Valotti ha dimostrato di poter essere devastante da trequartista, a centrocampo secondo lei è un po' adattato? Non credo, perché ha fatto delle buone partite, il problema è che adesso sta crescendo come condizione fisica e quindi può partire, quando parte da dietro, anzi per la velocità, la facilità di saltare l'uomo, sicuramente anche in quella posizione può dare tanto. Luca Ranieri, una partita giocata benissimo dalla SPAL, una partita tiratissima, una partita che vi ha dato tre punti importanti. Sul campo vi siete divertiti a giocare, perché vedevamo proprio che il pallone girava, il pallone circolava, era un piacere vedervi. Sì, sicuramente oggi è stata una grandissima partita di tutta la squadra, abbiamo fatto il nostro compito e si vedeva anche da noi giocatori in campo che oggi c'eravamo. Mi ha fatto una prestazione da 100 lode e siamo veramente felici di aver portato a casa questi tre punti e di fare queste due settimane al meglio per allenarci con un bellissimo spirito per andare a affrontare poi la prossima partita, che è il Pescara. Ma cos'è cambiato in queste ultime settimane? La testa, lo spirito, le gambe, la condizione, cos'è che è cambiato? Perché qualche difficoltà la si era vista nelle partite precedenti, invece oggi sembrava proprio tutto cambiato e tutto diverso. Sì, ma siamo una squadra giovane, tanti giocatori nuovi io compreso, ci voleva tempo per creare un grande gruppo, una grande squadra. Ora il tempo sta dando i suoi frutti e ci stiamo andando a conquistare partita dopo partita le nostre vittorie e siamo felici di questo. Secondo te è stato anche il gol fatto subito in apertura che ha sbloccato la partita e quindi vi ha reso anche il gioco un po' più semplice? Sì, sicuramente fare gol a inizio partita rende l'entusiasmo, la partita a nostro favore, però secondo me anche se non facevamo il gol dopo i primi minuti eravamo troppo concentrati e con tanta voglia di raggiungere la vittoria e l'avremmo portata a casa lo stesso. Il secondo gol di Di Francesco è stata una perla assoluta, cosa vi ha dato? Cioè, vi ha dato quella sicurezza che magari in altre circostanze con, diciamo così, il vantaggio risicato non avevate? Sì, Di Francesco oggi ha fatto un euro gol, è un giocatore di un'altra categoria, ma come tutto il resto della squadra, perché sono tutti giocatori che arrivano dalla Serie A e hanno una marcia in più, e quel gol ci ha dato la spinta per portare a casa la vittoria e tre punti. Terza vittoria consecutiva. Se comprendiamo anche la Coppa, diciamo la quarta, anche se era un pareggio, ma avete vinto ai calci di rigore. Cosa cambia adesso per la SPAL? No, cambia che adesso siamo pronti, ci siamo, c'è un grandissimo entusiasmo e dobbiamo approfittare di queste nostre vittorie per portare a casa più punti e di vincere più partite possibili per arrivare dove la SPAL era l'anno scorso. La pausa di campionato vi dà un po' più di ossigeno, un po' più di voglia, come dire, di respirare un attimo, oppure preferivate magari continuare a giocare? No, per come stiamo noi preferivamo sicuramente continuare a giocare, allenarci con le partite nel weekend, però arriva la pausa, ci riposiamo, ci alleniamo al meglio per andare a affrontare la prossima partita. Grazie mille. Grazie a voi. Arrivederci.